L'associazione che oggi premiamo, che dal 2003 opera in maniera straordinaria sul territorio provinciale e utilizzando lo strumento dello sport come strumento strategico per l'integrazione. Come dice il dottor Visini, non parliamo di ragazzi diversamente abili, ma parliamo di ragazzi speciali che hanno conseguito risultati ed encom importanti nel mondo dello sport e sono d'esempio non per tutti i ragazzi. È fondamentale la sinergia non solo per il sociale ma anche per altri comparti ed è anche importante secondo me dare riconoscimenti ad associazioni che fanno un lavoro certosino sul territorio 365 giorni all'anno spendendo energie fisiche, economiche e finanziarie ed è giusto che la politica si occupi di loro, dia risalto alle loro attività, ai loro riconoscimenti proprio perché questi riconoscimenti sono da stimolo per tutti i ragazzi e quindi per noi oggi è una giornata importante e di queste ne faremo ancora tante perché fortunatamente Pescara e l'Abruzzo è ricca di associazioni come queste.